parchi. Ma solo perché noi abbiamo il tacco. Noi abbiamo il tacco. Il famoso ricordo di Vincenzo Tedeschi, affinché nel solco da lui tracciato possa germogliare un futuro di speranza e libertà per la nostra terra e per la nostra comunità. Il presidente Silvio Berlusconi. Coordinamento provinciale della persona dell'amico onorevole Mimmo Tallini scrive: il ricordo di Vincenzo Tedeschi, strenuo difensore dei diritti e delle prerogative dei cittadini, che in tantissimi anni di militanza politica ha saputo costruire con passione, sacrificio e dedizione un legame saldo e indissolubile con la comunità locale. Onorevole Mimmo Tallini, coordinatore provinciale. L'amica Bandatello insegnerà la scuola alla sorella, a Marinella. Il presente e che ci ha dato la possibilità di dare il nome a questa sezione a un grande presidente e coordinatore quale era Vincenzo Tedeschi. Un ulteriore saluto agli amici che sono venuti da fuori, l'onorevole Vandaferro, Piero Aiello, Mimmo Tallini, Mangialavori, Mario Magno, Baldo Esposito e quant'altri. Voglio ringraziare tutti gli altri partiti qui presenti, nella persona del Geometro Purri, il conte dell'UDC e il segretario Bartolo per il PD. Ora darò lettura al mio breve discorso che ho preparato, poi passerò il microfono a Nicola Montepaoni, che stasera avrà il ruolo di moderatore della serata e coordinerà i vari interventi già programmati. Desidero porgere il più cordiale saluto a tutti voi e un vivo ringraziamento a coloro che hanno contribuito a fare in modo che il nostro club potesse ricordare nel modo più alto e degno Vincenzo Tedeschi. Un uomo che ha consacrato la sua vita alla famiglia, al lavoro, agli amici e al nostro club. Attraverso un sincero spirito di servizio e mediante un impegno costante nel tempo. Quello che stiamo celebrando stasera è espressione della volontà diffusa tra gli iscritti e i simpatizzanti. È un atto di gratitudine all'uomo che meglio ha rappresentato, onorato e reso lustro a Forza Italia. Qui Vincenzo ha dedicato parte della sua vita. Qui, insieme agli amici di sempre, ha posto le radici di Forza Italia. Qui, con il suo carattere vulcanico e con il suo sorriso indelebile e con una straordinaria sensibilità e grandezza d'animo, ha conquistato il cuore di tutti. La sua ricchezza umana è un ricordo indelebile che ci accompagnerà per tutta la vita. E qui noi vogliamo incidere il suo nome alle generazioni future. Ciò che ha lasciato a noi tutti è un'autentica lezione di vita. Attribuire il suo nome a questo club è un onore e patrimonio morale di una persona splendida con la quale tutti noi vogliamo rendere perenne la considerazione, la stima e l'affetto
all'amico, al coordinatore, al presidente. A una persona come Vincenzo Tedesco non si poteva che dedicare questo club. Siamo orgogliosi di essere forzisti e ci sentiamo fortunati per aver incontrato Vincenzo, la sua famiglia, e ringrazio tutti quegli amici che con lui hanno condiviso battaglie, sconfitti e sconfitte e successi elettorali. Sono sicuro e fiducioso che questo cammino durerà a lungo, continuando con passione la sua opera. Sono fiducioso perché so che voi, famiglia Tedesco, in voi c'è l'attaccamento a questo club e un grande e profondo rispetto per tutti gli iscritti e simpatizzanti e amici che hanno ricevuto molto da Vincenzo, ma che hanno anche dato moltissimo. Il nostro club, insieme a voi e insieme a tutti gli iscritti e simpatizzanti, e nel ricordo di chi mi ha preceduto, manterrà alta la bandiera di Forza Italia ancora per molti anni. Concludo con un celebre aforismo: nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. In nome del club Forza Italia mi sento di offrire un profondo grazie. Ora passerò la parola alla persona che più di me stasera, anche se io sono il coordinatore, ha titoli di ricordare meglio chi era e chi è stato Vincenzo Tedesco per questo nostro club. Una persona che io amo definire il nostro decano, da cui traggo sempre suggerimenti, esperienza e saggezza politica. Lui, meglio di me, potrà raccontare la storia del nostro club e cosa ha fatto Vincenzo per tutti noi. Grazie. Solita circostanza né politica né amministrativa, ma è parlare di un fratello che improvvisamente io ho perso e abbiamo perso. Perciò vi chiedo scusa se forse sarò scoordinato oppure avrò momenti di pausa. Prima di iniziare voglio informarvi che la famiglia alla fine della cerimonia vi prega di rimanere perché stanno preparando un buffet di riconoscenza, di ringraziamento, ma anche per lui. Voglio ringraziare gli amici che sono venuti da Catanzaro, che erano suoi amici. Solo l'amico dottore Mangialavori non ha avuto la fortuna di conoscerlo. Però forse entrando qua dentro avrai avvertito quel fascino o quella sensazione di trovarti in un luogo dove sicuramente tornerai e mi auguro anche in altre vesti, ma un luogo che noi abbiamo costruito nel tempo. Mi è difficile, dicevo, parlare e inizio con ricordare l'inizio del nostro cammino. Io sono sicuro che per quel suo carattere Vincenzo non avrebbe condiviso questa iniziativa. Era un uomo schivo, riservato, che non voleva mai apparire, era l'uomo del fare. Noi abbiamo costituito Forza Italia nel lontano 1999, agli inizi del 1999, quando ci siamo trovati insieme una sera d'inverno, io, lui e mio fratello. Eravamo usciti dalla CTU perché non condividevamo niente, io ero pure fresco del termine del mio mandato di sindaco,
e ci guardavamo intorno perché non volevamo, come dire, rimanere con le mani in mano. Io lavoravo a Soverato e ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere una persona speciale con il quale c'è stato subito una simpatia reciproca e una comunione d'affetti, l'amico Pieragliello, che poi Vincenzo ha conosciuto subito. È stato lui che in un certo qual modo non ci ha indirizzato, perché eravamo autonomi nelle nostre scelte, ma che per il rapporto che si era creato era quasi naturale condividere insieme a lui un percorso politico. Lui vedavamo e abbiamo visto giusto un amico, un fratello, una persona che abbiamo avuto sempre vicino. E il 15 di dicembre del 1999, la prima uscita dell'ex presidente, dell'onorevole Peppino Chiaravalloti, è stata qui a Guardavalle, accompagnato da Pieragliello. Lo testimoniano quelle fotografie che in modo forse non opportuno abbiamo lasciato là e abbiamo iniziato quel cammino. Siamo stati noi che poi siamo riusciti, ma sotto la sua guida, perché dal primo giorno è stato individuato la sua persona a guidare noi, a guidare tutti. Siamo stati noi quelli che abbiamo in un certo qual modo fatto crescere e conoscere Forza Italia Guardavalle. Se è vero come è vero che in un paese tendenzialmente di sinistra abbiamo raggiunti risultati forse inaspettati, forse il risultato di circostanze del momento, ma siamo diventati la prima forza qui a Guardavalle e siamo riusciti, Piero c'è testimone, anche altri e anche Mimmo Tallini da consigliere, mi riferisco alle preferenze. E siamo riusciti a coinvolgere e a farci conoscere. E qui consentitemi una piccola nota polemica, ma che non deve assolutamente, come dire, macchiare la solennità di questa sera. Il club di Forza Italia, come diceva, è nato il 15 dicembre dal 1999. Da quella data fino ad oggi è stato ininterrottamente un circolo aperto, un circolo dove siamo riusciti a fare politica, a farci apprezzare, a crescere e di conseguenza anche essere di riferimento ai paesi vicinori. Ma lo facevamo e lo abbiamo fatto perché siamo convinti che la politica non può rimanere nell'ambito comunale, ma una politica comprensoriale è necessaria e utile, e noi, e avendo questo club, ogni campagna elettorale ci si ritrovava insieme con altri rappresentanti, simpatizzanti, iscritti di tutto il comprensorio. Però devo dirlo, non senza, assolutamente senza nessuna come dire, motivo di rimprovero, le varie dirigenze provinciali e regionali non hanno mai tenuto conto, nel giusto conto, questo club, che è un club l'unico della provincia di Catanzaro ad essere stato sempre aperto, anche quando mancava la sede provinciale e anche a livello regionale. Noi non volevamo prebende o nomine, noi né siamo oggi alla ricerca di prebende o nomine, noi siamo per fare politica ed essere, non dico apprezzati, ma considerati per quello che siamo, per quello che abbiamo dato, per chi ha dato, e c'è tanta gente che ha dato. Lasciate da parte me, io il mio ciclo, la mia parabola finisce con la carica di consigliere comunale così come era iniziata nel 1978.
30 anni quasi di consiglio comunale, due volte sindaco, 18 di consigliere provinciale, gli ultimi 5 anni con l'amica del cuore, così come la definisco io, perché veramente per me è un'amica, con Wanda, che mi ha dato l'onore di essere assessore provinciale. Ma sono arrivato là grazie alla politica che questa sera ha fatto. Il partito non ha regalato niente, né alla sede né a Nicola Montepaone, perché i voti li ha portati Nicola Montepaone, i voti li ha portati Vincenzo Tedesco e tutti gli altri che in questo partito hanno fatto la storia. Ecco perché io dico che la nuova dirigenza, cominciando da Mimmo Tallini, dall'amica Wanda, che è vice regionale, da coloro i quali siedono, diciamo, si volgono lo sguardo non a Guardavalle, ma alle periferie, perché la periferia è quello che può poi dà i consensi, dà il sostegno e di conseguenza sa fare e portare avanti quelli che possono essere le istanze dei territori, così come amiamo tutti quanti dire le istanze dei territori. Di conseguenza noi siamo riusciti a far appassionare la gente a Guardavalle, certo, così come a livello nazionale, così come tutti i partiti hanno avuto i momenti di appannamento, hanno avuto abbandoni che per quanto ci riguarda e riguardava lui sono stati dolorosi e non capiti. Non abbiamo mai chiuso la porta in faccia, né la chiudiamo oggi, però abbiamo avuto questo calo, come il partito a livello nazionale, come tutti gli altri partiti. Ce ne siamo fatti una ragione, ci siamo guardati. Oggi Forza Italia è ripartita e vi posso garantire, al di là di quello che si dice in giro, è un partito che si presenta in modo unito, convinto, determinato e responsabile. Noi questi siamo, e questo nostro modo di essere e di fare ha fatto suscitare interesse anche a tanti altri. Noi abbiamo perso, come dicevo, un fratello, abbiamo perso un amico, abbiamo perso il perno di questa nostra attività, che ha saputo trasmettere la sua passione, l'ha saputo trasmettere ad ragazzi, al figlio. Voi dovete sapere, perché tanti non lo sanno, che quel giorno, mentre Vincenzo doveva essere chiuso, il figlio Agazzi, insieme con me e con Paolo Tedesco, gli ha voluto mettere la bandiera di Forza Italia nella bara. Questo dimostra l'affetto che hanno verso di noi i familiari tutti, da Gianni, da Teresa a Gianni, da Marinella ad Agazio, a Maria Grazia che è a Roma, alla mamma e al papà. Noi siamo un'unica famiglia e tale resteremo, che se ne possa dire o che se ne possa fare. Non scalfirà nessuno questo nostro sentimento e questo nostro rapporto. E proprio perché non vogliamo che stasera finisca con l'intitolazione della sede a Vincenzo, io mi permetto di lanciare una proposta, perché conosco chi frequenta gli amici che fanno parte di questo. Non possiamo fermarci a questo. Una volta io lo avevo detto, gliel'avevo detto al fratello Gianni, per me è un altro fratello. Io ho in mente, insieme con gli altri che poi andremo a plasmare, ad organizzare, a determinare, e qui c'è bisogno del vostro aiuto, c'è bisogno dell'amministrazione comunale entrante, perché questa sta finendo, di conseguenza neanche il tempo di poter prospettare queste cose, perché io propongo che venga fatta un'iniziativa. Scusate, mi sono dovuto scrivere su come fare impresa, perché Vincenzo Tedesco era un impresario di prima classe, era una delle imprese più apprezzate dalle Ferrovie dello Stato
era una delle imprese più apprezzate dagli enti locali, per non dire una delle più apprezzate da tutta la comunità e anche oltre. Una iniziativa che si deve concludere con un premio ai laureati, ai giovani laureati, e che parli di sviluppo, di opportunità, perché questo pensava Vincenzo quando parlavamo di queste cose. Vincenzo era un impresario con la passione della politica. Voglio affermare e confermare, e poi mi avvio anche a concludere, la specialità della sua persona, che adesso, e che adesso noi tutti ci sentiamo più poveri, e al tempo stesso voglio affermare la caratura della nostra amicizia, provocata e tenuta alta dalla grana dell'affetto, di cui lui è stata persona incomparabile e che ha saputo dispensare anche alle persone che gli erano vicine. La sera prima della sua dolorosa dipartita siamo stati soli, io e lui, Teresa lo ricorda, ci ha portato il caffè, soli per qualche ora, abbiamo parlato di tutto e dinanzi a noi scorrevano le immagini della nostra vita. Quell'incontro è servito anche, e Gianni lo sa, a dipanare una macchia che qualcuno aveva tentato di mettere tra me e lui. Quell'incontro fu per noi importante e di un affetto immenso. E come ha voluto dimostrarmi, avviandomi all'uscita. E lui mi ha abbracciato, fatto inusuale, perché ci incontravamo decine di volte. E mi ha ringraziato, non so di che. E questa la scena che mi è rimasta nella mia mente e nei miei occhi e nel mio cuore e che mai sarà cancellata. L'albero si sfronda implacabilmente dai rami futuri e restiamo noi della razza di chi rimane a terra. Ma io e gli amici lo vogliamo ringraziare della sua mitezza, degli abbondanti doni del suo grande affetto e amicizia, della tristezza che ebbe la sua coraggiosa allegria, della sua umanità. E te lo prego di accettare anche a nome dei suoi amici questo legame d'affetto che affido a lui con un verso dantesco: or fuori la quantità comprendere dell'amor che a te mi salva. E dico addio a lui in chiusura di questo mio intervento, dicendogli anche che non voglio credere che la sua è stata inutile la sua vita. Ciao Cenzo. Grazie Nicola, grazie a tutti, un saluto agli amici di Guardavalle, un particolare abbraccio sentito, sincero alla famiglia di Cenzo Tedesco, che in qualche modo fa parte della storia politica di tutti quanti noi. L'orgoglio di essere qui in una serata dove direbbe qualche famosa canzone, gioia e dolore hanno lo stesso sapore. E ovviamente le lacrime e la commozione che ci avete trasmesso, che ci ha trasmesso Nicola, che ovviamente ci ha trasmesso l'amico di sempre, per me anche un amministratore che mi ha affiancato nelle tante battaglie, che ringrazio per averlo fatto con sapienza, con onestà, perché quello che stasera siamo qui tutti quanti a ricordare è soltanto un invisibile, come direbbe Sant'Agostino, e non un assente.
Ricordiamo un percorso insieme ovviamente a Piero Aiello, a Mimmo Tallini come coordinatore provinciale, ai tanti amministratori che si sono succeduti qui alla guida del comune di Chiaravalle, ai colleghi di Guardavalle, ai tanti colleghi, Baldo Esposito, Mangialavori, che insomma diciamo per noi è uno di famiglia, lo sentiamo un nostro concittadino nel suo modo di fare politica, Mario Magno. E devo dire stasera, se pensiamo, mi diceva Nicola che questa sede diventa maggiorenne, 18 anni esatti, quindi in qualche modo spegniamo delle candeline che devono essere il percorso e la memoria non fine a se stesso di una targa importante, di un riconoscimento a livello altissimo dal presidente Berlusconi alla segreteria provinciale, al ricordo di tutti noi, ma io credo che la memoria deve essere costruzione continua, costruzione di ciò che è stato, ci è stato raccontato, non soltanto il politico che tutti conoscevamo, ma l'uomo, l'imprenditore, il padre e il marito. E credo che quando si fa politica, come l'ha fatto Cenzo Tedesco, come credo molti di noi facciano quotidianamente, avere a fianco una donna che condivide un determinato percorso ci rende ancora più forti, e questa è stata una delle tante fortune di Cenzo Tedesco, che lascia un testimone pesante, lo lascia il figlio, lo lascia la sorella, lo lascia il fratello, alla comunità tutta, a noi, nel farci capire che alla fine la politica è un impegno serio, che l'unico vero modo per combattere l'antipolitica era quel suo essere grintoso e nello stesso tempo sempre ricco di speranza negli uomini che lo affiancavano, negli avversari che magari sono, come è stato raccontato nelle testimonianze che mi hanno preceduto, spesso si vedevano dei contrasti come spesso avviene in politica, ma che venivano superati da quella sua grande volontà, che dovrebbe essere, ahimè, la volontà della politica di liberare la gente dal bisogno, di far crescere la propria comunità, di costruire un percorso fatto di uomini e donne, ma soprattutto di quella politica per bene, dove io dico sempre, se ci si mette la mano, la mente e il cuore, alla fine il risultato arriva. Cenzo Tedesco, un percorso che mi vede, io non sono una donna della prima ora di Forza Italia, sono stata segretaria del Popolo della Libertà a livello provinciale, vengo da un'altra storia, vedo gli amici come Toto Coscia, dalla storia che era Alleanza Nazionale, ma che ci ha visto condividere una casa comune nel momento in cui siamo entrati. Per me è un ricordo di grande commozione, è una testimonianza che spero possa essere quel testimone ai giovani che oggi devono scendere in campo e far sentire la propria voce, quella voce di denuncia, con il coraggio di cambiare le cose. E allora vedete, la politica è un'arte importante, un'arte fatta da chi però sa essere prima un uomo per bene come lo è stato, poi un imprenditore che ha mantenuto gli impegni e soprattutto che ha avuto la, devo dire, grande qualità di onorare in qualche modo le promesse con la propria comunità. È un testimone importante, un testimone che ovviamente ci arricchisce tutti quanti. È quel testimone fatto, secondo me, non soltanto di chi in ogni competizione elettorale, devo dire, in una comunità come questa, Nicolino, che ci ha regalato tantissime, tante soddisfazioni, tante battaglie vinte, non guardava soltanto ad aumentare i consensi e i voti, ma a moltiplicare le idee. Io credo che siano le idee che dobbiamo trasmettere di una politica sana, di una politica che vuole un territorio differente, di quella Calabria che alla fine vede una parte politica descritta nei tanti manifesti, nelle foto, dove magari gli anni passano, dove anche nelle grandi sconfitte elettorali rimangono dei manifesti. E allora io sinceramente mi sento veramente di ringraziare tutti quanti voi, di essere partecipe affinché la politica di Cenzo Tedesco possa essere per tutti quanti noi una, devo dire, strada maestra, quella strada dove la politica non si fa con la morale ma non si fa neanche senza. E allora l'impegno ovviamente che da Guardavalle, una sede storica, diceva Tallini, quando in altri comuni non c'erano sedi, qua rappresentava veramente tutto il Basso Ionio, possa ripartire anche una futura sfida che vedrà ovviamente impegnati tutti quanti noi, non soltanto con l'idea di conquistare nuovi traguardi, ma che siano quei traguardi che hanno visto la bandiera accompagnare l'ultimo viaggio di Cenzo Tedesco, ma che dovrà essere la bandiera che tutti quanti noi dovremo onorare. Grazie di vero cuore.